conosce meno, credo, il sistema, il dottore Cosentino. Ecco, siete sicuri che funzionate ancora all'interno del sistema? Allora, parlavamo prima dell'invidia. Parlavamo di invidia. C'è gente che rosica, che voi non avete idea. Quando io vado a parlare nelle scuole, dove stanno le piazze sono piene. Quando Cosentino va a recitare, a fare, i teatri sono pieni, perché evidentemente abbiamo qualcosa da dire, perché evidentemente c'è dietro una storia, c'è credibilità, la gente non è stupida, la gente è venuta stasera per sentire pezzi di verità, altrimenti non sarebbe seduta qui, altrimenti dopo 10 minuti si alzava e se ne andava. Abbiamo un lungomare bellissimo, finalmente ristrutturato, stava a passeggiare anziché stare su queste sedie di plastica dure, scomode, da morire. Di più non possiamo permetterci. Lo so, mi rendo conto. E vi ho dovuto chiedere l'acqua. Ora, ho portato un amico volontario, nessuno l'organizzazione. Quindi, vi ripeto, l'invidia è un sentimento molto diffuso, assai diffuso. Però noi continuiamo. Alimentiamola. Sì, ovviamente. Io mi diverto. Ma noi lo abbiamo provato, io l'interrompo. Dico, quando abbiamo finito il programma abbiamo provato. Quando uno ha la capacità e la follia di andare davanti a 100, 200, anche 1000 persone e a dire e a contestare pezzi di sistema o ministri in carica, vi ricordate quando c'era la cancellieri? Io sono stato l'unico in diretta alla Gruber a dire che il ministro doveva dimettere, eppure il ministro ha potere disciplinare su di me, rendetevi conto quanto sono pazzo. Quando Salvatore Cosentino, attraverso la sua capacità di raccontare le cose, lancia dei messaggi e fa riflettere, fa pensare, crea invidia. Invece vado tu a questo, ma non è serio. No, la mattina lui lavora, la mattina lui produce. E poi ognuno con le sue ferie può fare quello che vuole. Ognuno, c'è chi gioca a tennis, c'è chi va a pesca, c'è chi zappa l'orto come me, a Cosentino gli piace fare teatro.